Sharks Bikini contro Alexander, seconda giornata, girone D, Friends Cup. Sharks in maglia gialla fluo, Alexander in maglia arancione. Entrambe le squadre, dopo essere state sconfitte durante la prima giornata, hanno bisogno di punti. Si gioca al campo Futura di Slargius. Subito Alexander con questa punizione battuta da Marco Mauri, palla sotto l'incrocio destro e non sono passati neanche 2 minuti di gioco sul cronometro. Ora Murgia pedala sulla destra, la mette dentro. Alessio Febuli intercetta, sbaglia poi però. E allora di nuovo Manuele. Murgia 1-1, piazzato a due passi nell'angolo sinistro. Reazione immediata da parte della squadra di Monserrato. Ora Lecis per Febuli che si libera sulla destra di Alessandro Pisula. Conclusione, una telefonata verso Loddo. Ora Tsoudas dalla corsia destra a cercare Alessandro Pisu, forse con un braccio recupera il pallone de plano. Giuliano Pisu sfortunato nel rimpallo e poi Alessio Feboli dal lato destro in area. 2-1 per Alexander al 13° minuto di gioco. Adesso spada dalla corsia destra, il pallone per De Plano centralmente, poi Luca Lecis che si libera di Giuliano Pisu, si libera anche di Tsoudas, entra in area di rigore centralmente, la piazza nell'angolino sinistro, 3-1 per Alexander, quando siamo giunti al 14° minuto di gioco. Ora Melis dalla sinistra, il pallone è per Spada sulla destra. Poi attenzione al pallone di Mauri, dentro ancora per Spada dal lato destro in area, l'incornata, il miracolo di Lodo, poi spazza su da sesto De Plano per Melis dalla sinistra, Lodo in qualche modo, poi Festino e arriva Beppe Marini, 4-1 per Alexander al 18° minuto di gioco, partita che sembra già finita. Ora Melis, punizione dalla sinistra in diagonale, ci mette una pezza a Lodo, poi il pallone messo in mezzo da Festino, Alessandro Pisu allontana da centro area, ora Giuliano Pisu dalla corsia destra, il pallone al limite per Minio che si libera molto bene di Lecis. La conclusione, pallone che termina di molto alto sopra la traversa. Ora Melis dalla sinistra per Festino sulla destra, si accentra. La conclusione a giro, Lodo la mette sopra la traversa. Siamo nel finale di primo tempo, la punizione dalla tre quarti, battuta da Pisu. Conclusione che non inquadra lo specchio della porta, andiamo nella ripresa, subito punizione affidata ai piedi di Feboli. Buona l'intenzione, meno la mira. Lodo adesso il rilancio, intercettato da Murgia e poi rischia il clamoroso autogol Mauri. Adesso Lecis il rilancio a pescare Feboli, anticipato da Lodo. Poi arriva Festino sulla corsia sinistra, subisce anche fallo, pallone però ancora per Alessio Feboli che salta Alessandro Lodo e deposita comodamente in gol Alessio Feboli. Ora Puddu, il lancio per Lecis di tacco, addirittura entra in area Lodo, gli dice di no, arriva però di gran carriera Feboli sulla sinistra, lascia sul posto sia Tsuda sia Giuliano Pisu, si accentra e non perdona. Alessio Feboli, è la sua partita. Ora spada il traversone della destra e c'è il clamoroso, quanto sfortunato, autogol di Sandro Tsoudas, proprio Tsoudas centralmente, il pallone per Minio sulla destra, in qualche modo Melis, torna poi Tsoudas che va a servire Murgia, siamo al limite dell'area di rigore, Murgia serve Tsoudas, lato destro in area, la conclusione, Puigcerdà la mette in corner alla sua sinistra, ora Feboli dalla destra a cercare Lecis, trovato, area di rigore, Lecis sfiora il palo sinistro, che errore di Alessandro Pisu, ora Feboli dalla sinistra potrebbe indietreggiare per Melis, lo fa Melis poi per De Plano sul lato destro, dietro per Pudu che ci prova Tsoudas, rimpalla il pallone che termina comunque sui piedi di Feboli dalla corsia sinistra. Adesso De Plano che salta Tsoudas e di controbalzo la piazza sotto l'incrocio destro, ora Beppe Marini per Alessio Feboli di tacco, libera Melis sulla sinistra, Melis che si libera a sua volta di Kiko Sollai, poi ancora Alessio Feboli piazzato nell'angolino destro, nulla da fare per Alessandro Loddo. Feboli che saluta anche, promette i compagni, Kiko Sollai adesso il lancio dalla corsia di sinistra, ancora Kiko Sollai dopo il rilancio della retroguardia, serve Alessandro Pisu che ci prova dalla tre quarti, pallone che termina di parecchio alto, ora spada, corner battuto dalla destra, pescare dalla parte opposta Alessio Feboli che si accentra, entra in area di rigore Alessio Feboli, qui mezza papera anche da parte di Alessandro Loddo, ora Melis dalla sinistra si accentra e fa partire la conclusione che si insacca alla destra di Loddo, 11-1
per Alexander al 18esimo. Ora De Plano punta il limite dell'area di rigore. Va a servire Feboli. Addirittura si arrende Alessandro Lodo. Tutto facile per Alessio Feboli. È il punto esclamativo su una partita viva solo per i primi 10 minuti. Alexander torna in corsa per gli ottavi, battendo Sharks Bikini col punteggio di 12 a 1. Eccoci qui con Beppe Marini di Alexander. Beppe, oggi sei troppo facile, lo Sharks un po' troppo arrendevole, anche se inizialmente vi avevano creato qualche problemino, poi insomma la presenza di Luca Lecce sì, e di Feboli hanno fatto e Feboli sono le maniche della squadra, quindi allora si passa più avanti. Ascolta, ottimo direi anche l'esordio sia di Angelo sia di Simone. Sì, molto, molto. Mi aspettavo di meglio, però vedi, guarda, questo ragazzo che non ci fa l'intervista, che è Angelo, la prossima sei in panchina, Esatto. prima di tutto. Vi siete rimessi in carreggiata dopo l'esordio non esattamente esaltante? Notizia dall'infermeria, perché sappiamo Paschina Paschina spero di recuperare la prossima partita che si è stirata un poco, speriamo per la prossima. Assolutamente. A questo punto, con questa squadra, sognare è lecito, Beh, ci Perfetto. Allora, in bocca al lupo, Peppe, ci vediamo lunedì. Ciao, grazie.